giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri eurolistini, prese di mira dai venditori. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto vendite al dettaglio, meno 2,90%. Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l'euro-dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 0,97. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i prezzi alla produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 40,1% su base annuale, mentre si registrano 2,8% su base mensile. Sono previsti questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei prezzi al consumo, e dagli Stati Uniti quello del PIL. Attesa una partenza negativa per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.415,25 punti.